Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi ragazzi volevo dirvi la mia opinione per quanto riguarda il costo di 800 e più euro dell'ultima espansione che hanno aggiunto a Castle Clash. Ovviamente ogni mese in Castle Clash fanno un aggiornamento, finora diciamo lo hanno sempre camuffato dietro un eroe che pur non potendolo comprare singolarmente potevate trovarlo nel roll, quindi in linea teorica qualcuno anche con un roll singolo poteva trovarlo, ma oggi ragazzi abbiamo veramente sfiorato la follia con questa cosa. Anzi, più che sfiorato abbiamo superato la follia, cioè si è andato veramente oltre. Perché in un videogioco, a mio parere, chiedere 800 euro per un'espansione, cioè una follia cosmica, oltre al fatto che, cioè io voglio partire da una base, i videogame in linea teorica sono pensati per i più giovani, sono pensati per le persone, per tutti, ma si sa che a giocare di più sono i più piccoli, cioè come fanno anche più sport, i più giovani hanno più tempo libero, giocano di più. Quindi andare a mettere, a chiedere l'acquisto di 320.000 gemme. 320.000 gemme per farci capire, per far capire a tutti, magari anche qualcuno che gioca da poco, 320.000. Se noi andiamo a vedere qui, sono con 75 euro al 90% 31.000, il 90% è anche buono. Talmente buona questa offerta del 90% che acquistandole tutte oggi le gemme dovreste spendere 750 euro per un'espansione, cioè 750 euro chiesti spudoratamente per un eroe, spudoratamente al limite della vergogna, ragazzi, ho 750 euro per un eroe. Per farvi capire, cioè, allora, questo canale l'ho improntato per lo più su Castle Clash, perché quando ho iniziato non avevo un computer da gaming, non avevo modo di registrare sulle console, quindi potevo registrare sul cellulare e uploadare video sul computer e quindi ho deciso di prendere Castle Clash. Ma io gioco a tantissimi giochi e gioco ai videogame da 20 anni. 750 euro o comunque chiedere centinaia di euro per gli eroi è una cosa fuori di testa. Io ora vi faccio vedere in altri giochi quanto costa un eroe, quanto costa un eroe. Per esempio, in Call of Duty, che esce un'espansione ogni 3 mesi, un'espansione che vi dà la relativa arma, le mappe, eccetera, costa 15 euro, 15 euro. Ma non entriamo nel lato Call of Duty, che anche loro sono cambiati in peggio. Ma andiamo a vedere un paio di giochi più famosi quanto costa un eroe. Per esempio, qui, un gioco a caso molto famoso, League of Legends. Allora, League of Legends, se noi andiamo a vedere, negozio. Ogni tot tempo, ogni mese e mezzo, 2 mesi, esce anche qui un nuovo eroe. Ne sono tanti, questi sono quelli che io non ho acquistato, non ho ancora preso, tutti giocando. Ma ne esce praticamente spesso uno. Quelli più nuovi costano un po' di più, 6.300 spadine che si possono prendere giocando. Per esempio, ne ho 5.200, ne ho accumulate tra poco, me lo potrei prendere. Oppure l'equivalente di 975 moneta che si può comprare nel gioco. Allora, questo è l'ultimo eroe uscito. Sono gli ultimi eroi usciti, i più costosi. L'ultimo eroe costa 975 RP. Quanti sono in soldi 975 RP? Andiamo ad aprire il negozio e vediamo che 975 RP sono una via di mezzo fra 5 euro e 10 euro. Praticamente, mettendo 10 euro ci prendete quello e anche un altro, e oltretutto non dovete cercarli casualmente, ma lo scegliete e qui e lo prendete. E questo è uno, ma ve ne posso fare anche un altro di esempio. Rainbow Six Siege, un gioco che dopo 2 anni costa una trentina di euro, 30 euro, tutto il gioco, 30 euro, divertentissimo, bellissimo, competitivo, dove ovviamente giocando voi potete comprare tutto, tutto giocando, semplicemente giocando, ma se un nuovo operatore, l'ultimo uscito, per esempio anno 2, Jekyll, costa 25.000, io sto giocando da un bel po', ho accumulato 12.000, ci vogliono davvero un sacco di ore, forse un giorno di gioco e più per riuscire a prendere un personaggio. Però se noi non vogliamo giocare un giorno, cioè tanto tempo, veramente tanto tempo, possiamo spendere 600 monete R6. Quante sono 600 monete R6? Andiamo nel negozio, andiamo a vedere quante sono 600 monete R6 e rimanete sconvolti del fatto che i pacchetti denaro 1200 sono 10 euro, 600 sono 5 euro. 5 euro, voi comprate 5 euro, andate lì, cliccate, vi prendete l'eroe che volete. Ora mi devono spiegare perché in un gioco dove tu effettivamente giochi anche e dopo che prendi quell'eroe
questo personaggio tu lo hai preso, mentre in Castle Clash tu prendi un eroe, ma poi ti servono copie, frammenti. Cioè, il gioco non è finito lì, dovrai rollargli il talento, dovrebbero regalartelo l'eroe quando esce l'espansione per motivarti. E invece che cosa cazzo fanno? Mi vanno a chiedere 800 euro, mi vanno a chiedere 800 euro per un'espansione, 800 euro, 700 euro, ma pure 500, ma pure 200, ragazzi. Ma secondo me è follia pura, cioè secondo me è follia pura, si sono ingoiati il cervello questi, si sono veramente ingoiati il cervello. E sono sicuro, perché poi io non voglio, ognuno con i soldi è liberissimo di farci ciò che vuole, e i soldi hanno un valore relativo per ognuno di noi. Cioè, per una persona che guadagna 800 euro al mese, prendere 800 euro un eroe, secondo me è una follia, è una follia. Poi ognuno può fare quello che vuole. Se ne guadagni 10.000 al mese, prenderti 800 euro elettrica, magari per te non sarà. Ma in linea generale, un ragazzino di 12 anni, di 10 anni, si vede stimolato a comprare. Pensa essere normale acquistare un eroe a 750 euro. È una vergogna. È una vergogna mettere una cosa del genere visibile, che 700. Ti chiedo, proprio, cioè, te lo chiedono in maniera spudorata. Te lo chiedono, non è che dici le accumulerai nel tempo, magari in 5 anni, perché fosse stata una cosa che tu accumuli nel tempo, no, 11 ore, tu in 11 ore, se vuoi questo cazzo di drago, ci devi andare a mettere 320.000 gemme, 750 euro. Cioè, secondo me è indecente anche soltanto chiederla una cosa del genere, anche soltanto chiederla. Poi, per quanto riguarda quel costo che vi stavo dicendo prima di 5 eroe, facendomi una statistica fra tutti i roll che ho fatto, perché come avete visto sul mio canale ho rollato tantissime gemme, ho preso un campione di circa 400 roll, e la statistica è più o meno quella che si sente dire sempre, cioè un eroe leggendario, un eroe, non gelatina, un eroe, la probabilità di prendere un eroe è circa dell'8%, diciamo, quello che ho visualizzato io. Non è una cosa ufficiale, non vi dico è quella. Li ho contati, ho la possibilità di farci il video, ho contato 400 roll e la probabilità media di prendere un eroe è l'8%. E effettivamente quell'8% tradotto in soldi, mi sono fatto tutti i calcoli, è tra i 4,50€. Se prendiamo le gemme con una buona offerta, mentre arriva agli 8,59€ se compriamo tutto a botte di 1,50€, cioè con l'offerta più brutta. Quindi a costo eroe ci rientriamo anche, perché comunque ha un buon... Qual è il problema? Che noi non lo possiamo scegliere, dobbiamo andare a mettere soldi all'infinito cercando di beccarlo. In più, essendoci sempre di più, è sempre più difficile. Ma fin lì gliela volevo pure dar buona, perché il gioco è improntato così, le gemme si guadano tutti i giorni. Ma qui voi, nessun free to play. Ma che free to play è 750 euro un eroe, ragazzi? Cioè, non voglio aggiungere altro perché rischio veramente di essere ripetitivo, in quanto la mia opinione è proprio questa, che sia una follia. E per protesta, io personalmente non shopperò più in questo gioco, perché la loro filosofia, cioè il loro modo proprio di iniziare a vedere questo gioco come... non più come un qualcosa, secondo me, per intrattenere la gente, come quello che sto facendo io. Cioè, io alla fine non ci guadagno niente dai video, lo faccio per passione, per dare qualcosa. Poi certo, ricevo un po', ma voglio dare. Evidentemente loro non hanno questa mia stessa filosofia. Cioè, pensano, non lo so, che Castle Clash o tutti questi giochi siano una mucca da mungere. Io non lo so, fatto sta che vedere, aprire la cosa di un videogioco e vedere che per prendere il drago ti chiedono esplicitamente... Poi ragazzi, non vorrei dire niente, ma fino a prima almeno erano 3,50, sempre il costo di una console è un costo assurdo, ma almeno 3,50, invece qui te lo dicono proprio, devi cacciare 750 euro col 90%, perché con offerte migliori sono più di 800 euro, quindi veramente questa è la mia opinione, ci tengo a ribadire la mia opinione, ognuno ovviamente è libero di fare ciò che vuole, il drago ovviamente è fortissimo, ma cioè, sono sicuro che giocherò anche senza, ma fare una cosa così forte e dire ora datemi 750 euro per averla, per me è ideologicamente sbagliato, sono contro, e quindi non ho voglia di incentivare, mettendoci la mia faccia sul mio canale, una roba del genere. Volevo essere chiarissimo e puntualizzarlo, perché il canale si chiama Snowkillsgamer e
chiamarsi gamer e poi farsi vedere in un gioco dove un eroe costa 750 euro è un po' come, secondo me, definirsi, non lo so, calciatori solo perché si è comprati un pallone oppure perché c'è un prato con un campo da calcio sotto casa. Cioè, è totalmente per me fuori dal mio modo di vedere il gaming, la competizione nei videogiochi e la sportività nei videogiochi. Cioè, questo va ben oltre e volevo dirmi la mia opinione al riguardo. Con questo è tutto, fatemi sapere ovviamente nei commenti voi che cosa ne pensate, immagino che quasi sicuramente molti di voi saranno d'accordo con me. Lasciate anche un bel like se il video vi è piaciuto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.